Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che ho deciso di girare vestita da caramellina, perché come avrete intuito dal titolo si parla finalmente degli zuccheri aggiunti. Cosa ho fatto, perché li ho tolti, cosa fanno il nostro corpo, insomma cercando di rispondere a tutte più o meno le domande che mi avete posto sempre, perché è un argomento che sapete che io tengo a cuore e che predico e che dico da ormai un anno che li ho tolti, quindi incominciamo a parlarne. Allora, iniziamo con una spiegazione un po' più tecnica e un po' nerd. Allora, lo zucchero è presente principalmente in quelli che noi chiamiamo carboidrati: glucosio, sucralosio, maltosio, fruttosio, amido, miele, zucchero, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero, qualunque cosa. Lo zucchero è presente praticamente ovunque ed è importante capire il suo effetto sul nostro cervello. Nel momento in cui qualcosa di zuccherato colpisce le nostre papille gustative, queste hanno dei ricettori che trasmettono un segnale al cervello. Nel cervello c'è la corteccia cerebrale e lì c'è la parte della corteccia cerebrale dedicata all'elaborazione del gusto dello zucchero, insieme a tutti gli altri, al salato, all'umami, a tutti gli altri gusti. Lo zucchero nella nostra corteccia cerebrale attiva il sistema della ricompensa. Questa è anche attivata da altre cose, non solo alimenti, come ad esempio l'attività sessuale, le droghe o semplicemente la socializzazione. Ed è quella sensazione che noi proviamo quando ne vogliamo ancora, quell'adrenalina che ci sale quando ne vogliamo ancora. In realtà il recettore principale di questo sistema della ricompensa è il recettore della dopamina, quindi quando noi mangiamo zucchero rilasciamo dopamina. Il livello che questa dopamina raggiunge nel nostro cervello causa le nostre diverse reazioni. Ad esempio, quando noi mangiamo un piatto bilanciato, questo causa un rilascio di dopamina, soprattutto quando questo piatto è qualcosa di nuovo, quando non l'abbiamo mai assaggiato, quando ci troviamo in Thailandia e troviamo i noodles mai assaggiati, gusti particolari mai sentiti prima. Quello rilascia dopamina nel nostro cervello. Se noi continuiamo a mangiare quel piatto, che comunque in questo esempio lo consideriamo come un piatto completo, composto da carboidrati complessi, proteine, fibre e grassi, man mano che lo continuiamo a mangiare e ci abituiamo a quel gusto, il livello di dopamina scende perché ormai ci siamo abituati. Quindi il volerlo ancora si appiana. A me ad esempio è successo con la pizza, cioè le prime volte che io avevo ricominciato a mangiarla la volevo praticamente ogni giorno, perché era la novità, perché non la mangiavo da tantissimo tempo, perché il mio livello di dopamina era alle stelle. Poi, garantendomela praticamente ogni settimana o anche più volte la settimana, quel desiderio di volere la pizza così insano si è affievolito e quindi lo stesso succede con i piatti bilanciati. Invece quando mangiamo un piatto carichissimo di zucchero il nostro livello di dopamina sarà alle stelle, e per chi non è abituato, comunque mangia queste cose raramente, ad esempio io, poi riscende tranquillamente, non avviene quel ne voglio tutto. Mentre per chi è abituato e consuma regolarmente tanto zucchero, o comunque zucchero o la sensazione che si ha sul palato di zucchero, poi vi spiego, il livello di dopamina rimane alto e non scende, quindi il nostro sistema di ricompensa ci continua a dire prendine ancora, ne voglio ancora, e questo ci porta quindi a continuare a mangiarne, quindi eccedere e mangiare in eccesso. Lo zucchero potrebbe essere anche associato allo stesso effetto che ha una droga, quindi diventiamo quasi succubi dello zucchero in quanto drogati di zucchero, ne vogliamo sempre di più, non è mai abbastanza. Voglio un attimo distinguere tra zuccheri aggiunti e zuccheri già presenti negli alimenti. I polisaccaridi sono zuccheri come il glicogeno e l'amido e sono fondamentali per la costruzione delle cellule. Questi sono tipi di zucchero che si trovano già negli alimenti, come la pasta, che è l'alimento principale di un'alimentazione sana e bilanciata. Mentre i monosaccaridi, come glucosio, fruttosio, galattosio, sono quelli che ci danno energia a breve termine, ma
hanno più una funzione di aggiungere gusto, e a questi io aggiungerei in realtà anche destrosio, sucralosio, comunque tutti dolcificanti artificiali. Ci tengo a specificare che parlo di zuccheri aggiunti, come quelli che ho appena nominato, perché questi sono quelli che il nostro corpo non necessita. Questi zuccheri aggiunti hanno lo scopo di modificare i sapori e portare tutto allo stesso livello di gusto. Sono usati principalmente dalle multinazionali che li aggiungono ai loro prodotti insieme a grassi al fine di creare una miscela, un mix che genera un senso dell'appagamento talmente forte che la gente poi è quasi drogata dei loro prodotti. E credetemi, questi sono studi che fanno le multinazionali nei loro laboratori proprio di capire il giusto mix tra zuccheri e grassi al fine di completamente prendervi, cioè al fine che voi non potete più fare a meno del loro prodotto. Quindi il loro obiettivo è quello di assuefarci e noi spesso ci facciamo assuefare. Allora, diciamo che i dolcificanti hanno lo stesso uguale effetto dello zucchero nel nostro cervello, quindi tutto questo discorso vale anche per questi. E uno può dire, sì vabbè, ma allora continuo a mangiare cose sempre con dolcificanti, zero calorie, quindi non ingrasso, perché anche se ne mangi in eccesso comunque non fanno ingrassare perché hanno zero calorie e via. Sì, è vero, però consideriamo che comunque ci stiamo riempiendo di cose chimiche, i dolcificanti sono prodotti in laboratorio e io pensare di mettere nel mio corpo qualcosa di prodotto in laboratorio e chimico solo per appagare un senso del gusto, non lo farei, non lo faccio. Io ho visto polverine a tutti i diversi gusti possibili immaginabili, alla mozzarella, alla pizza, alla bruschetta, farine aromatizzate a tutti i gusti possibili diversi, che però sono soltanto aromatizzate, quindi ti danno il gusto del biscotto e cioccolata, ma in realtà non mangi biscotto e cioccolato. Cioè, a parte prendersi in giro, ma soprattutto non si impara a mangiare. Mangiare bene, mangiare sano, significa essere appagati dai gusti naturali, da quello che la terra ci offre. E nel caso abbiamo voglia di un biscotto al cioccolato, mangiarci questo fantomatico biscotto al cioccolato. Perché secondo me chi mangia questi alimenti, queste cose ciccione, ma in realtà no, è che in realtà non ha completamente abbracciato questo stile di vita. Lo fa perché deve, perché ha sforzato, perché in realtà vorrebbe mangiare il biscotto al cioccolato, la torta alla sacher, però sa che non può e quindi si prende per il culo, mangiando quello senza calorie però a quel gusto. Cercare scappatoie magari ti porta dei benefici a breve termine, magari nella transizione, però a lungo termine non ha senso. Cioè io non posso pensare di consumare farine aromatizzate, gusti strani per tutta la vita. Cioè se io voglio una mozzarella non compro la polverina al gusto mozzarella, cioè mi compro una mozzarella, magari di bufala. E qui sto parlando soltanto del fattore gusto, senza considerare la cosa principale, cioè l'apporto nutritivo degli alimenti. Il cibo non ha soltanto lo scopo di saziarci, ma ha lo scopo di nutrirci. Cioè io vedo il cibo dentro il nostro corpo come tanti piccoli mattoncini che vanno a ripararlo, a rigenerarlo, a costruirlo, a proteggerlo. E questi mattoncini sono fatti dai nutrienti, dalle vitamine, dai micronutrienti, dai macronutrienti che hanno questi alimenti. Invece quando si mangiano alimenti finti, sono vuoti, senza calorie, quindi proprio senza niente, sì, si va ad appagare il gusto, ma il nostro corpo non viene nutrito. Cioè tutto questo fitness, tutto questo salute, benessere, alimentazione, allenamento, cioè sta nel imparare a vivere e nell'imparare a mangiare. Cioè io non posso pensare che usando queste cose dolcificate, create e costruite si impari davvero a mangiare. Cioè quando voi andate in vacanza e non avete queste polverine, questi sciroppi, perché nella colazione dell'hotel o dove mangiate non c'è, cosa fate? Non vivete, perché non avete imparato a
mangiare le cose che si possono trovare ovunque, comunque adattarvi. Oppure vivete male o col magone, oppure con l'idea, beh, sta settimana mi sfondo e poi ritorno alla mia routine della settimana prossima, routine fatta di tutte cose finte. Quindi questo è il mio pensiero per questo. So che posso essere sembrata un pochino aggressiva, ma vi giuro è qualcosa che mi sta davvero a cuore, perché ho impiegato talmente tanto a imparare a mangiare e mangiare bene e a non prendermi per il culo, che vedere persone che continuano imperterrite mi fa proprio male. Concludo questo discorso con un breve appunto cercando di fare chiarezza. Sto dicendo che a un dolce o a un dessert preparato con questi ingredienti dolcificati e vari gusti di non so cosa, è molto meglio la torta fatta dalla nonna. Con burro, zucchero e cioccolato, fatta con ingredienti veri. Certo, ovviamente questa non può essere mangiata ogni giorno, quindi bisognerebbe trovare un equilibrio, però decisamente è molto più salutare per il nostro corpo a lungo termine. Se ci pensate, le nostre nonne, i nostri nonni campano 100 anni e hanno sempre mangiato così, fregandosi delle combinazioni salutari o meno degli alimenti, ma comunque se questo è così, un motivo ci sarà. Certo, quello che io predico non è solo il mangiare la torta normale una volta ogni tanto, ma per chi appunto è goloso o comunque ha voglia di qualcosa di dolce o comunque per sentirsi appagato, la soluzione migliore invece che ricadere su quegli alimenti lì, dolcificati intendo, forse è meglio abituare il proprio palato a gusti più semplici, così da poter apprezzare una torta o un dolce fatto in chiave fit, come dico io, con ingredienti più basic e magari senza zucchero e tutto. Però comunque, cioè, ci sono tre opzioni di un dolce. C'è l'opzione fit, possiamo chiamarla la mia, c'è l'opzione della nonna e c'è l'opzione delle multinazionali. Diciamo che questo è anche l'ordine di salubrità di questi alimenti, di queste torte, di questi dolci, e il mio grande consiglio è cercare davvero di chiudere via questi qua ultimi, perché diamo solo soldi alle multinazionali. E sarò una voce controcorrente, andrò contro praticamente l'economia del paese, l'economia del mondo, ma la nostra salute è molto più importante. Gli zuccheri, i dolcificanti, sono aggiunti, significa che in realtà il nostro corpo non li prevede, non li necessita. So che una delle domande che verrà fuori sarà: allora, come posso sostituire lo zucchero? Va bene la stevia? Va bene questo? La mia risposta è: fate quello che volete, ma secondo me niente. Cioè, lo zucchero aggiunto non va sostituito, va eliminato. Cioè, noi non abbiamo bisogno di ulteriore zuccheri. Cioè, il nostro apporto di zuccheri preso dagli alimenti, come ho detto prima, lo zucchero è presente praticamente ovunque, soprattutto nei carboidrati. Quindi se noi mangiamo equilibrato durante la giornata la pasta, yogurt, formaggi, che quelli contengono zuccheri già di natura, la frutta, le verdure, cioè questi hanno già zuccheri. Quindi non abbiamo bisogno di aggiungerne altri. Cioè, il nostro apporto di zuccheri giornaliero, solitamente, poi dipende da persona a persona ovviamente, è abbastanza limitato. Comunque è raggiungibile se uno mangia una dieta equilibrata e sana. Quindi aggiungere oltre a quello qualcos'altro andrebbe a essere appunto troppo. Poi non siamo qui a parlare della torta in più il sabato sera con gli amici o per il tuo compleanno, per il compleanno del fidanzato, per il compleanno della nonna. Qui stiamo parlando di una routine giornaliera equilibrata e in generale normale. Come ho fatto io a eliminarli? Allora, se voi mi seguite da più di un annetto e mezzo, sapete che a giugno dell'anno scorso ho deciso di eliminare tutto. Ho parlato con la mia amica Adele che studia medicina, lei mi ha fatto tutto questo discorso e mi ha convinta. Io usavo soltanto dolcificanti, usavo il Dietetic.
ne usavo tantissimo, ne abusavo, cioè io mi mettevo quasi 30 gocce di Dietetic nella tazza di tè ogni giorno e vi facevo tipo 3 tazze di tè al giorno. E poi la mettevo anche nella mattina, nella salsina al cacao e tutto. Quindi nel giorno in cui ne mangiavo di più, tipo mangiavo 100 gocce di Dietetic, che praticamente, vi giuro, una boccettina, che costa un fottio, mi andava via in una settimana. Tanto che avevo trovato il Dietetic della Conad a Prato da Jimmy, perché a Padova non c'era la Conad ancora, e me lo facevo portare. E vi giuro, io ero felice. E era un regalo per me da parte di Jimmy ricevere la boccettina di Dietetic della Conad quando veniva. Cioè, qui quando si parla di livello di assuefazione di queste cose, sì, io ero completamente drogata. Ho fatto questa transizione, ho voluto provare a vedere quello che diceva la mia amica e vi giuro mi è cambiato il mondo. Allora, la mia transizione è avvenuta dalla sera alla mattina per il tè, cioè ho completamente smesso di aggiungere il Dietetic. I primi giorni uno schifo, cioè quella roba era imbevibile. Ero talmente abituata al gusto dolce che non riuscivo a berlo, cioè mi faceva proprio schifo. Però ho continuato a bere sto tè osceno, magari prendendolo di gusti o di marche più pregiate, tanto da dargli magari il più gusto. Cioè ovviamente quello della Lidl a 50 centesimi in teoria dovrebbe essere peggiore di quelli della Peter's House, casa del tè, che trovi la boutique in centro. Quindi ho investito su sti tè e ho cominciato ad abituarmi. Una cosa che ho studiato è che il nostro corpo ci impiega una cosa come 3 settimane ad abituarsi a un nuovo gusto. Bisogna perseverare, bisogna continuare a dargli questo nuovo gusto, questa pietanza, continuare a mangiare qualcosa per cambiare i nostri gusti. E infatti, se voi notate, magari qualcosa che da piccoli vi faceva schifo, adesso magari o vi piace tantissimo o comunque lo tollerate, lo mangiate. E questo è perché negli anni vi siete riabituati, avete cambiato il vostro rapporto con quell'alimento, perché magari queste avversioni contro il cibo, contro un determinato alimento, si sono causate da una brutta esperienza, da un brutto episodio che magari può essere successo quando siete di piccoli. Ad esempio io in questo momento ce l'ho con le melanzane, perché quest'estate sono stata malissimo un giorno mangiando melanzane e sono stata talmente male che se adesso io vedo una melanzana mi viene volta a stomaco. Quindi dovrei ricominciare a mangiarle e riabituarmi al fine di cercare di eliminare questo pensiero negativo. Piccola parentesi. Quindi piano piano sono riuscita ad abituarmi a assumerlo senza. Un altro luogo dove lo mettevo era nella mia salsina al cacao, quella che io adesso vi faccio vedere totalmente amara. E per me quella è stata difficilissima perché, cioè, cacao amaro e acqua, ve lo dico sempre, è pesante. Quindi lì ho diminuito piano piano, dalle 10 gocce ne ho cominciato a mettere 8, poi 6, poi 4, poi 1. Quando ne continuavo a mettere una, diciamo, davvero, cioè, cosa la metti a fare? Lascia perdere. E quindi ho tolto anche quello. E vi giuro, il palato cambia completamente. Si incominciano a sentire gusti che prima non potevi neanche immaginare esistessero. Non ne avevo la più pallida idea, cioè, che il cacao sapesse di quel gusto, io non lo sapevo. Che le zucchine avevano un sapore così, non lo sapevo, perché, ovvio, non mettevo lo zucchero sulle zucchine, però lo zucchero comunque durante la giornata cambia completamente la percezione delle nostre papille gustative, porta tutto allo stesso livello. Quindi qualunque cosa ci sembra sempre uguale, tutto piatto, tutto basic. E anche questo, il fatto di non sentire gusti diversi, può portare all'overeating, a cercare di mangiarne di più, perché il nostro senso della ricompensa viene stimolato più lentamente. Quindi basta, praticamente ho tolto il Dietetic da tutto e piano piano mi sono abituata. Ho incominciato anche a fare attenzione allo zucchero aggiunto negli alimenti, che prima non avevo pallida idea che potessero aggiungere zucchero praticamente ovunque. Cioè, lo zucchero viene aggiunto dalle multinazionali nelle passate di pomodoro, nei legumi in scatola, nello yogurt, vabbè, nei cereali, in tutto. Cioè, lo zucchero rischia di essere davvero ovunque. Quindi mi raccomando, state attenti alle etichette. Ovvio, soprattutto nei legumi è qualcosa per la conservazione.
Quindi se una volta vi capita una scatola con lo zucchero, sciacquate bene e toglietelo. Non sarà quel poco zucchero nel liquido di conservazione che vi farà fare tutti questi processi e tutto. Però un occhio in più non guasta mai. Inoltre ho testato che una volta eliminato lo zucchero, quindi riabituato le mie papille gustative, e le mie papille gustative sono anche un po' cambiate, adesso tutto mi sembra quasi dolce, nel senso che ho imparato a riconoscere i gusti, ma soprattutto io mi ricordo che le banane, per sentirle dolci o comunque gustose, le devo mangiare nere. Cioè, più mature erano, più sentivo qualcosa. Cioè, le banane tipo gialle verdi mi sembravano di plastica. Invece adesso, allora, le banane verdi ancora adesso mi sanno di plastica, perché, cioè, non sono mature, quindi, ovviamente. Ma la semplice banana gialla perfetta, quella cichita stamp che mettono in televisione, quella per me adesso sa di banana, cioè, è gustosa. E quelle nere sono disgustose, troppo dolci e mi fanno venire volta stomaco. In questo anno ho anche cambiato idea circa il miele, lo sciroppo d'agave, lo sciroppo d'acero, insomma zuccheri o alimenti zuccherini, però naturali. Questo però con le pinze, nel senso che sì, ho cambiato idea perché prima li avevo eliminati anche quelli, invece adesso li ho reintegrati, però con un'accortezza, cioè non li uso per modificare il gusto di un alimento, cioè non li uso ad esempio per modificare il gusto della salsina al cioccolato per renderla dolce, ma li uso come alimenti, cioè ad esempio mi faccio yogurt con il miele, ma il miele non ha lo scopo di dolcificare lo yogurt, ma di essere un alimento a parte. E quindi l'idea dietro di questo è di avere questi come alimenti, non come modificatori o alteratori di altri alimenti. Comunque di questo ne avevo già parlato in un vecchio Q&A, dove penso di avere anche la stessa maglietta, quindi andate a vederlo. Quindi io spero di essere riuscita a rispondere un po' alle vostre domande. Il mio consiglio è quello di cercare di capire dove si sta assumendo zucchero aggiunto e cercare di toglierlo. Ovvio, ognuno fa quello che vuole. Non vi posso dire che togliere zucchero, dolcificanti vari aggiunti vi porteranno dei risultati a livello fisico, estetico, però vi portano dei risultati a livello di salute, di benessere, che secondo me è molto più importante. Quando si parla di fitness non si dovrebbe parlare soltanto di risultati a livello estetico, ma appunto si dovrebbe parlare di salute, di benessere fisica, e pensare a lungo termine invece che a breve termine. È ovvio che a breve termine a pagare il proprio gusto con le farine al cioccolato è più soddisfacente, però nel lungo termine questo secondo me non porta a niente. Quindi fate le vostre decisioni, io vi saluto, ciao ciao!